Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon mercoledì 21 aprile, una bellissima giornata di sole quest'oggi a Torino. Tra poco vedremo il proseguo della giornata. Intanto ascoltiamo le notizie di viabilità e lo facciamo come sempre collegandoci con la centrale operativa dei vigili urbani, con il commissario Walter Gerbi. Walter, a te la linea. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon mercoledì 21 aprile, le notizie di oggi. Oggi e domani le riprese cinematografiche del film Maschi contro Femmine in Corso Emilia, Corso Vercelli, via Borgodora, via Andreis. Dalle ore 8 alle ore 20 la manifestazione sindacale in via Nizza, fronte direzione Fiat Group. Alle ore 9 alle ore 14 presso il Palasport del Parco Ruffini, prove concorsuali impiegati amministrativi, città di Torino. Al Palazzo Zacchi, Palasport Olimpico di Corso Sebastopoli, oggi e domani concerto di Vasco Rossi, divieto di transito in via Filadelfia, tratto Corso Agnelli, piazzale San Gabriele da Gorizia, dalle ore 14. Alle ore 20 e 30 si è accollata Liberazione Ampi da via San Donato, Conceria Florio per via San Donato, Corso Svizzera, Sacrario Martinetto, semaforo di manutenzione in Corso Trapani, angolo via Freius. Continua l'ostensione della Santa Sindone. Maggiori informazioni sul sito internet www.sindone2010.org. È tutto, buona giornata, buon viaggio. Bene, grazie, grazie Walter. Allora, dicevo prima, una giornata di sole questa mattina a Torino, c'è una bellissima atmosfera in città, abbiamo circa 20 gradi, un po' di più, lo vedete alle mie spalle come temperature in questo momento, arriveremo a temperature massime anche nell'ordine dei 23-24 gradi nel corso del pomeriggio, quindi decisamente piacevoli, il cielo rimarrà sereno, poco nuvoloso in serata, ma comunque non dovremmo avere assolutamente precipitazioni nella giornata di oggi. Passiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per oggi. A parte le numerose riunioni di commissioni consiliari, vi segnalo che alle 12 la Sala Rossa sarà visitata da una scolaresca di Avellino in visita a Torino e poi alle 17:30 l'assessore Alfieri sarà presente al Circolo dei Lettori per assistere alla lezione di Gustavo Zagrebelsky, una lettura della leggenda del grande inquisitore. Passando alle notizie di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che sapete trovate in formato PDF a partire dalla nostra homepage ogni giorno, vi segnalo due notizie. La prima riguarda le celebrazioni per la festa della liberazione che a partire da domani entrano nel vivo. Nell'articolo di Torino Click trovate il dettaglio delle celebrazioni che potete trovare anche a partire dalla nostra homepage, ve ne accenno alcune. Domani saranno commemorati alle 11 nella Sala Rossa di Palazzo Civico i dipendenti comunali caduti per la libertà, poi venerdì la mattina alle 10:30 ci sarà la deposizione di una corona di fiori per i partigiani fucilati in quella che oggi è la caserma di Via Asti. Alle 12 poi in Corso Ferrucci numero 122 saranno celebrati gli operai della Fiat morti per difendere l'azienda nell'aprile del 45. Poi sabato sarà la giornata della grande manifestazione di piazza, si partirà alle 20:30 con la fiaccolata da Piazza Arbarello per arrivare in Piazza Castello, dove ci sarà il saluto del vice sindaco della città, e infine domenica la mattina al cimitero monumentale la commemorazione e poi il grande concerto in Piazza Castello che partirà a mezzogiorno e durerà fino a mezzanotte. L'altra notizia invece riguarda il riciclo di carta e cartone, perché domani in Piazza Vittorio saranno presentate alcune iniziative a cura del Museo di A come Ambiente per spiegare il ciclo del riciclo della carta e del cartone, tre grandi tecnostrutture che da Torino poi partiranno e andranno nelle altre città italiane per riproporre appunto questi temi. In sostanza sì, visitando queste tecnostrutture sarà possibile capire, una volta tolto il contenuto da un prodotto, dove poter buttare l'imballaggio in modo corretto. Diamo un'occhiata alla nostra homepage, andiamo a vedere le notizie scelte per voi questa mattina. La notizia in particolare scelta per voi questa mattina, si tratta dell'aperitivo informativo dell'Informa Giovani che doveva tenersi ieri, è stato rimandato per una indisposizione del principale protagonista, la Iena Marco Berri. Si terrà martedì prossimo, 27 aprile, come vedete è stato riprogrammato, trovate tutti i dettagli a partire da questa notizia. Diamo un'occhiata al traffico in città, andiamo a vedere le telecamere del consorzio 5T, qui siamo in corso Moncalieri, direzione sud, come vedete questa mattina l'asse del fiume poi è decisamente trafficato, ci sono dei problemi di viabilità. Anche qui in via Gudio questa mattina abbiamo un po' di traffico, vedete alcuni
autobus che portano anche i pellegrini della Sindone in città. Qui siamo in corso Siracusa, via Tirreno, direzione ovest. Anche qua situazione abbastanza congestionata, alcuni problemi di traffico, a dire il vero, si vedono questa mattina in città. E poi chiudiamo con Corso Vittorio, angolo Corso Massimo d'Azeglio, traffico intenso sia in direzione Po sia in direzione della stazione Porta Nuova. Bene, vi ringrazio allora per averci seguito anche questa mattina. Ringrazio Mario Parena per la messa in onda. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.